Allora farò un video il più corto possibile. Volevo solo farvi vedere alcune cosucce perché mi sono intinnita, come sapete, con il fimo, ma mi sono ancora più intinnita con il fimo liquid. E avevo fatto tempo fa un video dove avevo fatto vedere la prima esperienza col fimo liquid ed è venuto completamente un disastro. Poi ricercando qualche tutorial ho visto che comunque non c'era una modalità standard su cui basarmi. Ci sono moltissime tecniche che poi secondo me nessuna di quelle è quella giusta. Però, vabbè, alcuni per dire mettono il fimo liquid dietro e lo appiccicano a mo' di colla sul fimo, che a quel punto non... Prendo la colla, penso sia la stessa cosa, oppure appunto quello che mettono, come ho fatto io, una puntina dietro sull'immagine che voglio e sopra una bella spatolata di fimo liquid. Però neanche questo mi convince molto, devo scoprire una tecnica migliore. Poi mi sono resa conto che l'altra volta lo sbaglio che avevo fatto è che avevo messo poco fimo liquid sopra, ce ne vuole comunque. Non troppo abbondante perché sennò un macello fuoriesce tutto, però che dia insomma una bella copertura. Poi deve stare a una temperatura ridotta, adesso non mi ricordo quanti gradi siano, però io l'avevo messo tipo sui 90 gradi, magari ci sta un pochettino più di tempo che poi relativamente, perché non deve stare molto perché sennò si brucia. Io l'avrò tenuto un quarto d'ora, 20 minuti. Comunque ha una temperatura minore rispetto alla cottura del fimo classico. E sono venuti dei risultati accettabili, diciamo, come seconda esperienza, però che ancora non mi soddisfano. Adesso vi faccio vedere. Allora, a parte il discorso delle immagini, c'è il cane che esce e entra. Il discorso delle immagini, perché dicono, anche io avrò letto i quintali di roba sul fimo liquid, sul fatto delle immagini dicono di usare le immagini stampate con la stampante al laser, oppure c'è chi dice no, puoi usare anche la stampante normale, puoi usare qualsiasi tipo di immagine, anche di giornale, eccetera. Altri dicono che puoi usare la carta da decoupage, con la carta da decoupage viene un macello, non so perché. Già a me mi è venuto un macello, io ce l'avevo tanto bene la carta da decoupage, ma è venuto un disastro. E poi che altro di carta? Ah, poi ho letto molto di utilizzare, che questa la devo provare però non trovo, la tecnica del tovagliolo. I tovaglioli classici sono costituiti da tre strati, devi prendere solo uno strato di questo, dove c'è l'immagine, diciamo. E utilizzare quello perché, essendo molto fine, va ad assorbirsi molto bene sul fimo. E quindi il risultato, secondo me, è sicuramente migliore, che quella, secondo me, è la tecnica veramente perfetta per poter fare questa cosa. Solo che io non ho trovato dei tovaglioli, comunque uno Scotex che abbia delle decorazioni decenti. Tipo mia mamma, gli ultimi tovaglioli che ha preso, ci ha disegnata una pizza. Io volevo qualcos'altro. Poi ho visto tante ragazze che hanno fatto di tutorial per questa tecnica del tovagliolo dove c'erano dei disegni fighissimi, tipo anche animali, una tigre, bellissimo. Solo che non li ho trovati. Poi devo dirvi la verità, qui a Pesaro, negozi di decoupage, queste cose qui, non ci sono. Io faccio una difficoltà enorme a trovarli. Poi adesso ho comprato dei giornalini, delle perline che ci sono dentro, degli schemi molto carini che vi farò anche vedere perché veramente belli. E poi avendoli sotto così si riesce anche abbastanza bene a capire come si fanno. Ma a parte questo, ci sono tutto un elenco di negozi, quelli specializzati magari per le paste polimeriche, quelli per le perline, per le pietre, insomma vari tipi di negozi, e ci sono praticamente in tutta Italia, anche nei posti più assurdi, tranne che da me. Le immagini
anarche, praticamente sono una zona off limits per il perlinamento. E vabbè, me ne farò una ragione, però troverò i posti. Allora, vi faccio vedere. Allora, io ho utilizzato il filmo normale e ho utilizzato delle immagini prese dal giornale. Dal giornale con quella carta tipo TV Sorrisi e Canzoni, che c'ha quella carta comunque molto leggera, non diciamo un po' spessa, quindi che pensavo potesse aderire molto. Ne ho fatti quattro, di questi quattro solo uno mi piace, ma perché è bellissimo il disegno. Allora, la prima cosa che ho fatto è questa. Per favore abbiate pietà di me, che non so fare. A parte che è tutto storto, una maniera così storta io non l'ho mai fatto. Vabbè, e questo è il mio segno zodiacale. Praticamente sono andata nella pagina dell'oroscopo di Paolo Fox, ho ritagliato il mio segno zodiacale e volevo fare un ciondolo come portachiavi così, solo che è più storto di me. E uno è questo. Cioè, io non ho capito, io ho messo prima sotto l'immagine e poi sopra, diciamo, il contornamento anche per coprire il contorno della foto, perché se no si vede. Spacco tutto. E durante la cottura, e non so se si riesce a vedere, comunque qui gli spigoli della mia immagine sono riusciti fuori, quindi non si è coperto bene, quindi insomma si vede che c'è un'immagine appiccicata. E quindi così. E questo è uno. Poi ho creato anche questo, dai, che è carino nel suo complesso. Per l'immagine, che è questo. È troppo carino questo omicino, un amore. È bellino. E anche qui comunque mi ha fatto questo effetto. Questa cosa poi me la fa solo qua sopra. Qua sotto no. Se è venuto coperto bene comunque il contorno. Invece qua sopra. Non so se si riesce a vedere, proprio si vede il coso. Però questo è bellino, questo mi piace. Poi anche qui tutto il contorno è tutto storto, più storto di me. Però mi piace. Poi avevo trovato una foto con. Cioè, era una foto unica dove c'era un. Ce la posso fare. Un'immagine notturna e una al tramonto così. E questa che mi piaceva veramente tanto come foto è venuta proprio uno schifo totale. Non capisco bull perché. Li ho anche lucidati. Allora, questa è la foto notturna. Non so se si vede bene il paesaggio, però era bellissimo. Ecco, ad esempio, qui i contorni sono stati coperti bene, non si vede, però non so se si riesce a vedere in trasparenza. Qui è lucido, qua rimane tutto opaco. Io ho dato il lucido dappertutto, l'ho dato anche due passate, mi sembra che io ho dato, ma mi rimane sempre così. Questo secondo me può essere forse un po' colpa del fumo liquido, magari qui ho esagerato. Non lo so, comunque fatto sta che questo è venuto così. Mentre il tramonto, anche questo è stata una tragedia, non capisco perché, è questo. Io spero che stia registrando. Sì. C'è la batteria scarica. Ok. Questo qui, che anche questo come copertura dell'immagine è venuto bene, solo che qui nel centro proprio si sente anche al tatto, come se fosse stato graffiato. Quindi si vede proprio un raschiamento qui. Non si sa da cosa sia dovuto, perché io non è che io ho dato con niente, è uscito fuori così. Quindi boh, non capisco neanche sta cosa. Ora vi faccio vedere l'opera illustrissima che ho fatto, che mi piace veramente da morire, e sono stata talmente intelligente che mi sono dimenticata di fargli il buchino per metterci il cerchiello, oppure attaccarci questo qui, e
Mi sono dimenticata, quindi non so come mettermelo. Però è bellissimo, non potete dirmi che non è bello. È veleno il maialino! È meraviglioso. Questo è l'unico che è venuto bene. La copertura dell'immagine, vabbè, non c'è perché è comunque ritagliato proprio la sagoma del maialino. Però è venuto coperto bene con il fimo, non ci sono schifezze. È un amore, cioè non vedete quanto è bello. È stupendo. Quindi questo sono molto fiera. Volevo usarlo come portachiavi, ma non posso attaccarmelo da nessuna parte. Ok, niente, questo era tutto, volevo solo farvi vedere questo. Se avete dei consigli per il fimo liquido, per comunque il trasferimento delle immagini su fimo liquidi, ditemi tutto quello che sapete. E se trovate un bel tutorial della tecnica del tovagliolo, fatemelo sapere perché mi interessa. Marti, ci sei? Che domanda è? No, quindi questo è tutto. Affrettatevi con il giveaway perché sta per finire. E vi mando un bacione. Ciao a tutti. Ah, ragazze, mi sono dimenticata una cosa. Domani c'ho quell'importante colloquio alla team. Quindi scatassatemi. Di un bocca al lupo, vi prego, ne ho veramente tanto tanto bisogno perché ci tengo veramente tantissimo a questa cosa, sono molto emozionata. Ho superato il primo colloquio con la psicologa che ha capito che non sono rincitrullita, quindi già questo è tanto. E domani c'ho il colloquio con la prova addirittura di vendita e mi prendo un pochino male. Quindi voglio tanti in bocca al lupo, tanti in culo alla balena e chi più ne ha più ne metta. Grazie, ciao. Ah, ragazzi, un'ultima cosa, però questa è veramente l'ultima. Praticamente ho vinto un buono per fare i colpi di luce ai capelli. E volevo un consiglio da voi, perché io non li ho mai fatti i colpi di luce, cioè mi sono fatta di 3800 colori i capelli, quindi. Ok, però i colpi di luce, allora mi hanno consigliato sui miei capelli di fare il mogano, però a me il mogano non mi piace, fa un colore aggressivo, volevo una cosa che un po' addolcisce un po' il video, io sì, il video, il viso. E quindi avevo pensato di fare dei colpi di luce di uno o due colori al di sotto del mio, però. Io ho visto tante attrici, no, che ce li hanno a partire da sotto, non da sopra, da sotto, perché io poi ho pensato pure alla ricrescita, perché se li faccio da qui, mettiamo un biondo scuro, diciamo, comunque la ricrescita si vede, perché comunque sono castane di colore. Quindi volevo chiedervi a voi, magari se qualcuno di voi ha fatto, che consigli può darmi per non farmi combinare dei disastri, poi ovviamente anche il parrucchiere penso che un minimo di consiglio me lo dà, però chiedo a voi se qualcuno di voi già li ha fatti, che idea mi può darmi per non sembrare poi una pazza, perché li faccio giusto perché ce li ho gratis, perché se no non mi verrebbe mai alla testa di andarli a fare anche perché mi sa che costano parecchio farli. Detto questo, vi saluto per davvero. Un bacio, ciao!